Conosco una bambina difficile. È facile essere una bambina difficile. Se non hai paura di cadere quando vai in bici, o se preferisci arrampicarti sugli alberi e non vuoi giocare alle principesse, se ti dicono di non giocare a calcio con i maschi e non capisci bene il perché, insomma, ogni volta che non sei ciò che si aspettano da te, ecco allora sei una bambina difficile. Almeno una bambina così la conosci anche tu. O magari sei proprio tu. Essere difficili, però, non dipende da come sei. Succede quando gli occhi degli altri pretendono di vestirti del colore che vogliono loro. La bambina difficile che conosco io ha 8 anni e si chiama Viola. Però, a dispetto del suo nome, le piace tanto il blu. Lei i colori li scrive tutti con la maiuscola, perché per lei i colori sono come le persone. Ciascuno è unico. Il blu è il suo colore preferitissimo, perché è il colore del mare. Viola lo ama in tutte le sue sfumature e ogni tanto, però, qualcuno le dice che il blu non può piacerle davvero, perché è un colore da maschi. Lei, questa cosa dei colori da maschi e colori da femmine, non l'ha mai capita bene del tutto. I peschi hanno un nome da maschi, ma fanno i fiori rosa. Le genziane hanno un nome da femmine, eppure fanno i fiori blu. Però, per fortuna, ai fiori nessuno dice niente. Non è come le persone, pensa Viola. Un fiore va bene a tutti così come è. Mi chiamo Camilla e mio figlio si veste di rosa. Devo ammetterlo. Mio figlio non solo si veste di rosa, mio figlio si veste terribilmente di rosa. Un rosa così rosa che se lo volesse indossare mia figlia le direi: tesoro, ma non ti pare eccessivo e un tantino kitsch uscire vestita in quel modo? Ma siccome si tratta di lui e di tutto ciò che quel rosa può significare per lui, allora lo lascio fare. Così che, insomma, si senta completamente accettato, almeno da me. Certo, accettato da me, ma esposto al pubblico ludibrio, starete pensando in questo momento. Credetemi, stabilire dov'è il confine tra cura e protezione è davvero difficilissimo. Soprattutto se poi si capisce che in realtà un confine netto non esiste. Faccio di tutto perché lui non si percepisca come sbagliato. E per non farlo sentire diverso, cerco almeno di farlo sentire speciale. Ma non è nemmeno così semplice, perché se lo faccio sentire troppo speciale, scateno le gelosie dei fratelli, che giustamente rivendicano i loro diritti. Insomma, è un casino. C'è anche da dire che mio figlio non si veste di rosa e basta. Mio figlio fa quasi esclusivamente giochi da femmina, ha quasi esclusivamente amiche femmine, si immedesima esclusivamente in personaggi femminili. Quando era più piccolo, nei giochi in casa, si chiamava al femminile e i fratelli lo seguivano con naturalezza estrema. I personaggi che crea nei videogame sono femmine. E per lui lo shopping si dovrebbe fare solo nelle boutique da donna. E più ci sono pizzi, tulle e fiocchi, meglio è. Mio figlio è paradossalmente la persona che più rinforza l'idea che il rosa e le principesse sono da femmina. Proprio lui, che dovrebbe difendere il diritto all'abolizione degli stereotipi. Dovremmo iniziare a riflettere di più e distinguere tra convenzioni che uniscono e convenzioni che dividono. Dovremmo cominciare a capire che proprio questi stereotipi gettano le basi per alcune coercizioni capaci di far soffrire tremendamente i nostri figli. Farli sentire inadeguati, diversi, vincolati, privi di possibilità di scelta. Da quando è iniziato tutto questo? Voi, quando avete iniziato ad essere voi? Quanti generi ci sono là fuori? Le persone se lo chiedono molto spesso, qualche volta in modo innocente, cercando di capire.
e altre volte solo per ridicolizzare l'argomento o far sentire in colpa gli altri. Il fatto è che chiedere quanti gender ci sono è come chiedere quanti colori esistono al mondo. Sì, ce ne sono alcuni, primari e più famosi, ma non potrai mai nominare ogni singolo colore esistente. Inoltre, ci sono così tante variabili, così tante sfumature, che si trovano a metà tra due o più etichette, che diventa difficile dare una vera e propria risposta. Chiedere a qualcuno se è maschio o è femmina è come chiedere se il turchese è blu o è verde. È qualcosa lì, nel mezzo. E va bene così. È per questo che i colori formano uno spettro. Ed è questo che si intende quando parliamo di uno spettro gender. In fondo, ognuno percepisce il proprio genere a suo modo, esattamente come i colori. Ora basta, Chiara. Dormi. No! Nelle favole che mi racconti c'è sempre un drago o un lupo che muore. Ma dai! E poi la principessa e il principe si sposano e vivono felici e contenti. Perché ora non cerchi di dormire? Raccontami un'altra storia, una nuova. D'accordo, vediamo. C'era una volta un principino azzurro, un bambino che si sentiva sempre tanto solo e tanto triste perché si sentiva un po' diverso dagli altri principini. Anche il nostro principino, che chiameremo Johnny, come tutti gli altri andava a scuola di principi. Era una scuola molto speciale, dove si imparano tante cose, si imparava ad andare a cavallo, a combattere con le spade, a cavalcare i draghi. Ma a Johnny tutte queste cose non piacevano. Poi c'era una cosa che doveva imparare come tutti gli altri, altrimenti non sarebbe mai stato un vero principe: baciare le principesse. E purtroppo Johnny questa cosa proprio non la sapeva fare. Un giorno, finalmente, Johnny conosce un principino che gli somiglia un poco, Bobby. Anche lui non ama cavalcare draghi e neanche combattere con la spada. Diventano grandi amici e insieme affrontano tante avventure. Johnny gli confida di non saper baciare le principesse, ma Bobby gli dice che non deve preoccuparsi, perché forse non ha ancora trovato la principessa giusta. Un giorno, però, Johnny incontra Minnie. E a Minnie non importa che Johnny non sappia usare la spada. Un giorno Johnny bacia Minnie e lei rimane incinta di una bella bambina. I due si sposano e... vissero per sempre felici e contenti! No, affatto. Purtroppo Minnie si ammala gravemente e dopo qualche tempo muore. Che storia triste! Ma non è finita. Minnie è morta, ma Johnny e la sua bambina, Lizzie, sono ancora vivi e vegeti e devono cercare di essere felici. Un giorno Johnny incontra per caso Bobby, il suo vecchio amico. Riprendono a frequentarsi, vanno al cinema, al ristorante, a giocare a calcetto e Johnny inizia a capire che forse non ha bisogno di cercare un'altra principessa. Così capisce il perché si è sempre sentito diverso da tutti i principini. Perché non voleva cavalcare o combattere con le spade, capisce il perché non ha mai imparato a baciare le principesse e capisce che forse Minnie è stata l'unica principessa della sua vita. Ma ora, beh, ora c'è Bobby. Secondo te, Chiara, cosa penserà Lizzie di questa cosa? Chiara? Chiara, hai capito? Chiara dormiva beata, questa volta per davvero. Stefano non aveva idea di quanto Chiara avesse sentito del finale della storia, ma era felice, felice di essersi aperto con lei per la prima volta, seppur con una favola.
Mio amato uomo, ti libero. Ti libero dalla storia in cui devi sempre essere il principe, il coraggioso, il soccorritore e, naturalmente, il principe azzurro. Ti libero dalla storia in cui cerchi, salvi e ami solo una principessa. Che ne dici se invece amassi la strega, il drago, la contadina, quella che si salva da sola, quella che non vive nel castello e quella che non è la più bella, se non per i tuoi occhi? Ti libero dalla storia in cui devi sempre essere un colore, il blu. Che modo assurdo di classificarti con un mondo di colori e opportunità per te. Vesti il colore che vuoi, rosso, giallo, nero, arcobaleno, quello che vuoi. Ti libero dalla storia in cui sei sempre il più forte, il più bello e quello che ovviamente possiede già un castello. Quello che ha tesori e ricchezze, o almeno qualche eredità. Anche tu sei stato danneggiato e hai imposto stereotipi di forza e di possesso. Ti libero dalla storia in cui non ti ha mai permesso piangere, dove non esistono confusione e sconfitta, e dove hai capito che tuo padre non è un re. E se tu non volessi essere l'eroe, forse vuoi essere il cattivo, quello che non può, quello che rinuncia a tutto, quello che si salva e quello che non vuole avere una principessa e una storia di si sono sposati e vissero felici per sempre. Ti libero dalla storia in cui ci sono sempre mille battaglie, mostri, draghi, oscurità e con essa lo slogan che tutto deve essere combattuto, che tutto è guerra e competizione. Quanto deve essere stancante essere un cavaliere in guerra per l'eternità. Ti libero dalla storia, dall'incantesimo e dall'amore magico e imposto, in modo che tu possa costruire meglio il tuo mondo, a modo tuo. Ti esonero dalla storia e ti dico, abbiamo già imparato a salvarci. Non siamo tutte fragili principesse, non siamo più addormentate o intrappolate nella nostra storia. Amiamo l'uomo che ride, che è intelligente, sarcastico, sensibile, a volte pauroso e piagnucoloso. Abbiamo già lasciato la storia e ti aspettiamo da questa parte, nella vita reale, dove tu puoi essere tu e io posso essere me, così, senza tanta storia.